E se vi dicessi che la batteria del vostro cellulare potrebbe durare fino a 50 anni? Eh sì, perché in Cina è stata prodotta una batteria nucleare che può durare fino a 50 anni e che potrebbe permettere di non caricare mai più il cellulare. Idem per i droni, cioè i droni potresti farlo partire e non devi più farlo scendere perché ogni 20 minuti si scarica. È pazzesca questa cosa. Ma cosa sono le batterie nucleari? Cioè sono tipo delle mini bombe atomiche dentro il drone che danno energia? Oppure tipo una centrale nucleare in miniatura? No ragazzi, le batterie nucleari non sfruttano le reazioni nucleari di fusione o fissione, ma solo l'energia che arriva dal cosiddetto decadimento radioattivo. Decadimento radioattivo? Ma quindi sono pericolose per la nostra salute? No, non sono pericolose e dopo vediamo il perché. Oggi quindi scopriamo come funziona queste batterie, la differenza del principio fisico con le centrali nucleari e quali sono i possibili scenari futuri. Ragazzi, YouTube ci dice che circa il 47% di voi guarda i nostri video ma poi alla fine non è iscritto. Lo so, sembriamo ripetitivi, ma se ci seguite a noi date una mano incredibile per portare avanti il nostro progetto di divulgazione scientifica. Grazie mille se lo farete e torniamo al video. La batteria sviluppata dalla Beijing Betavolt New Energy Technology, o più semplicemente Betavolt, è conosciuta come batteria nucleare. Chiariamo subito questa cosa. Questa tipologia di batterie non sfrutta l'energia delle bombe atomiche o delle centrali nucleari. Nelle centrali nucleari si prende l'uranio di solito e lo si bombarda per dividere, per spezzare il nucleo. E quando si spezza il nucleo si produce tantissima energia e anche le scorie. Nelle bombe atomiche idem, stesso principio. Però la reazione non è controllata, infatti poi si genera un'esplosione. Ecco, nelle batterie nucleari invece non avvengono questa tipologia di reazioni, cioè i nuclei degli atomi non vengono spezzati, ma sfruttano un principio fisico completamente diverso, ovvero il decadimento radioattivo, che è un'altra cosa. Quindi chiamarle batterie nucleari potrebbe essere effettivamente un po' fuorviante, sarebbe più corretto chiamarle batteria a energia atomica o meglio ancora batterie a radioisotopi. Ora, la batteria sviluppata dalla Betavolt, il prototipo di batteria sviluppata dalla Betavolt, non è molto più grande di un centesimo. Infatti è un piccolo parallelepipedo con una base di 15 mm per 15 mm e un'altezza di 5 mm. Al suo interno sono presenti diverse tipologie di materiali. Nello specifico è costituita da uno strato di nickel 63 che entra a contatto con due lastre di un particolare tipo di diamante, un po' come se fosse un sandwich. Nickel 63, che cos'è? Ora vediamo di cosa stiamo parlando e come funzionano dal punto di vista fisico. Allora, il nickel è un metallo e, come tutti gli atomi, il nucleo del nickel contiene sia protoni che neutroni. Ecco, il nickel 63 è un particolare tipo di atomo di nickel che però ha un numero di neutroni nel nucleo maggiore rispetto agli atomi che invece si trovano in natura. E infatti il nickel 63 si produce in laboratorio. In pratica si prende il nickel 62, che si trova in natura, e gli si aggiunge un neutrone, sparandogliene uno incontro. E quindi si ottiene il nickel 63, che viene chiamato radioisotopo. Ora che abbiamo il nostro nickel 63 prodotto in laboratorio, sfruttiamo la sua caratteristica principale, il decadimento radioattivo. Che cosa vuol dire decadimento radioattivo? In pratica il nucleo del nickel 63 è instabile, è come se fosse scomodo con quel neutrone in più e vuole disfarsene. Ecco quindi che il neutrone che abbiamo aggiunto nel tempo si trasforma in un protone e nel farlo libera un elettrone. È così, la natura fa così, fa queste cose. Un neutrone si trasforma in un protone e libera un elettrone. E a noi va bene così perché quell'elettrone lì ci serve per produrre l'elettricità, quindi perfetto. L'energia degli elettroni rilasciati dallo strato di nickel 63 viene convertita in energia elettrica, quindi in elettricità, dalle due piastre formate dal particolare tipo di diamante. Il processo fisico che permette a questo diamante di ottenere energia elettrica è abbastanza complesso, dovremmo parlare di teoria delle bande e tantissime altre cose, ma l'obiettivo di oggi è capire il principio del decadimento radioattivo e la differenza con quello che succede invece nelle centrali nucleari e nelle bombe atomiche. C'è da dire comunque che sfruttare il decadimento radioattivo per produrre energia non è una novità assoluta, si utilizza già da decenni nelle missioni spaziali. Per esempio, gli ultimi rover della NASA su Marte usano questa tecnologia. Ma allora perché non esistono già adesso delle batterie così? Beh, perché i generatori utilizzati nelle missioni spaziali sfruttano il plutonio, che è molto più raro e costoso del nickel, e in più è anche una tecnologia molto difficile da miniaturizzare. E adesso invece la domanda potrebbe essere: ma queste batterie alla fine sono sicure? Dal punto di vista della sicurezza, il decadimento del nickel 63 non produce radiazioni ionizzanti, cioè quelle pericolose per il nostro corpo, per la nostra salute. Non vengono prodotti raggi gamma come ad esempio quelle delle bombe atomiche o dalle scorie delle centrali nucleari.
Niente di tutto ciò. Infatti il nickel emette solo elettroni, che possono essere tranquillamente schermati, quindi bloccati, anche da un sottile foglio di alluminio. Infatti l'azienda dichiara che la batteria è assolutamente sicura, non emette radiazioni ed è adatta per l'uso in dispositivi medici come pacemaker e cuori artificiali. Inoltre, dal decadimento del nickel 63 si produce un isotopo stabile del rame, il rame 63, quindi non ci sono scorie radioattive. Poi chiaramente, se si prende una batteria a decadimento radioattivo e la si apre, vabbè, ci si espone a un rischio, esattamente come succede se dovessimo aprire a metà una batteria al litio. Se conservata correttamente, le batterie a decadimento radioattivo non possono essere considerate un rischio per la salute. Questo dispositivo, questa nuova batteria, secondo quanto riportato dalla Betavolt, è in grado di conservare la carica per 50 anni circa. Una batteria di questo tipo, quindi, in linea di principio, permetterebbe di non dover mai caricare il proprio smartphone. In più, questa batteria è in grado anche di operare in un ampio intervallo di temperatura tra meno 60 e 120 gradi, quindi non ci sarebbero più problemi legati alle temperature. Potremmo lasciare il cellulare al sole senza preoccuparci. Per ora, comunque, l'azienda cinese ha prodotto soltanto un prototipo dalle dimensioni ridotte che non produce così tanta energia. L'obiettivo quindi è quello di raggiungere invece delle potenze maggiori entro il 2025 e poi arrivare alla produzione di massa. Se il progetto verrà portato avanti, si tratterebbe della prima batteria nucleare al mondo ad essere prodotta in serie. Quindi in conclusione possiamo dire che se effettivamente Betavolt riuscirà a commercializzare queste batterie, potrebbe davvero essere una rivoluzione. Immaginatevi smartphone con batteria praticamente infinita, idem per i droni. Droni che durano tutta la giornata senza doverli caricare. C'è da dire però comunque che produrre sottilissimi strati di nickel 63 non è banale, idem per il particolare tipo di diamanti, per non parlare dei costi. Quindi poi bisognerà anche valutare l'impatto ambientale della produzione, eseguire tutti i test di sicurezza del caso e capire se possono essere effettivamente considerate come una valida alternativa alle batterie tradizionali. Vedremo, noi comunque continuiamo a seguire i progressi di Betavolt e se dovessero esserci novità faremo un video di aggiornamento. Ragazzi, grazie mille per averci seguito, spero che vi sia piaciuto questo approfondimento sulle batterie nucleari, o meglio, sulle batterie a radioisotopi o a decadimento radioattivo, e spero che sia anche chiaro che non c'entrano nulla con le bombe atomiche o con le centrali nucleari. Grazie ancora per essere stati qui con noi, come sempre ci rivediamo qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Alla prossima! In quanti utilizzano la modalità night shift oppure la protezione occhi sul proprio smartphone? Perché io la utilizzo, ma mi sono sempre chiesto a cosa serve effettivamente, cioè aiuta davvero a proteggere gli occhi dalla luce dello schermo? Anche perché si dice che le luci blu direttamente dal cellulare facciano addormentare dopo. Sarà vero? Dopo aver fatto un po' di ricerche su cosa dice la scienza a riguardo, possiamo dire che la modalità night shift o protezione occhi riduce